Che cos'è la sindrome da fatica cronica, ovvero cosa la scienza ad oggi ha capito non funzionare o funzionare male negli organismi dei pazienti affetti da questa patologia neuroimmune? Allora, sono stati riscontrati problemi in almeno quattro dei più importanti sistemi del corpo umano, ovvero il sistema nervoso, il sistema immunitario, il sistema di metabolismo energetico e i cosiddetti meccanismi di sopravvivenza. Per quanto riguarda il sistema nervoso, è stata riscontrata infiammazione. In alcuni casi sono state riscontrate delle riduzioni in alcune aree del cervello e anche ipoprofusione, ovvero un ridotto afflusso del sangue al cervello. Per quanto riguarda il sistema nervoso autonomo, che è quello che regola le funzioni vegetative di un organismo, quindi il battito cardiaco, la termoregolazione, la pressione sanguigna, questo è stato riscontrato non funzionare, funzionare male o essere in tilt. E in effetti i pazienti affetti da questa patologia riferiscono sintomi che riguardano tutte le funzionalità del sistema nervoso autonomo. Per quanto riguarda il sistema immunitario, nei pazienti affetti da sindrome da fatica cronica, questo è sempre in allerta e sempre al lavoro. 24 ore su 24 il sistema immunitario percepisce una minaccia ed è costantemente al lavoro per cercare di debellarla fino a provocare il suo stesso esaurimento. E questo può spiegare anche in parte l'affaticamento cronico che appunto caratterizza questa malattia. Per quanto riguarda il metabolismo energetico, è stato riscontrato che a livello cellulare i pazienti hanno problemi a metabolizzare gli alimenti e l'ossigeno ai fini di produrre energia e le cellule hanno difficoltà anche a impiegare l'energia che riescono in qualche modo ad ottenere. Questo problema è stato anche riscontrato peggiorare a seguito di uno sforzo, quindi è verosimile, come i pazienti riferiscono, che i sintomi della malattia peggiorino effettivamente dopo uno sforzo. Infine, per chiudere, i cosiddetti meccanismi di sopravvivenza o anche ring down, detti in inglese, sono delle strategie che il corpo mette in atto nel momento in cui percepisce una minaccia, un po' come il letargo per gli animali, diciamo. Quindi il corpo va in uno stato di funzionamento a risparmio energetico, per cui tiene le energie per le attività fondamentali per tenersi in vita, ma non le mette a disposizione per le attività ritenute non necessarie. Ecco, questo è veramente in estrema sintesi il quadro delle ricerche scientifiche ad oggi note sulla sindrome da fatica cronica. Per esporvelo, io ho fatto riferimento a un articolo scritto da un medico ricercatore che si occupa da anni di questa patologia e della sua divulgazione. Si chiama Dottor Komarov. E questo articolo è stato pubblicato da lui nella Harvard Medical School, nel sito della Harvard Medical School, di cui vi lascio il link sotto il video. L'articolo l'ho anche tradotto, quindi se volete anche leggere quello che vi ho riportato a voce, trovate la traduzione a grandi linee sul mio blog che si chiama naturalborncurly.com. Ecco, spero sia stato sufficientemente chiaro, anche se molto breve, questa esposizione per far capire che questa sindrome ha delle reali basi biologiche e delle reali problematiche molto serie anche, di cui non si conoscono ancora le cause, però appunto ho riscontrato scientificamente che dei problemi ci sono. Ecco, grazie.